processo per l'omicidio di Francesco Manzella, il cui imputato è Pietro Seggio, oggi è volto alla fine. Prima hanno parlato i pubblici ministeri e poi i due avvocati difensori, l'avvocato Simona Laverde e l'avvocato Giovanni Castronovo. Non faccio commenti sulla requisitoria dei pubblici ministeri, perché praticamente non hanno prodotto nessun elemento di prova, non c'è assolutamente nulla contro Seggio, hanno riportato anche degli errori commessi precedentemente dalla polizia giudiziaria e che non sono stati assolutamente corretti, invece individuati da noi, e speriamo che la sentenza corregga. Non hanno portato un movente valido, parlo sempre dell'impianto accusatorio, non hanno portato prove, nemmeno indizi, qualche valido sospetto e soltanto congetture e ipotesi. Invece i due avvocati hanno portato una serie di elementi che hanno demolito e confutato al 100% l'ipotesi accusatoria. Hanno dimostrato che non vi è alcun movente da parte di Pietro Seggio di uccidere il Manzella, che aveva un alibi fortissimo, che non poteva arrivare con la sua Panda, Fiat Panda, color bronzo, da via della Molara alla scena del crimine, che distava circa 2,5 km, in quanto, facendo i calcoli che hanno avuto tramite il mio pool di lavoro, si sono accorti di un errore terribile commesso dagli investigatori, i quali ritenevano che Pietro Seggio potesse viaggiare con una Fiat Panda alla velocità di 89 metri al secondo, quindi circa 350 km all'ora. Stiamo parlando di una Fiat Panda, oltretutto rumorosa, che aveva dei problemi, e poi non di un rettilineo, ma di una strada piena di curve. Abbiamo dimostrato scientificamente, logicamente, sia tramite aspetti balistici di medicina legale e di analisi delle ferite, che l'assassino è sicuramente un soggetto destrimane, quindi ha sparato impugnando la pistola con la mano destra, mentre Pietro Seggio è un soggetto mancino, quindi assolutamente anche questa caratteristica depone a favore dell'innocenza di Pietro Seggio. È stato dimostrato che non aveva il movente, che non aveva il tempo, le possibilità e le opportunità esecutive di fare quello che in realtà ha fatto l'assassino. Poi i tabulati telefonici depongono a favore della nostra ipotesi. Praticamente, lo ripeto, non c'è assolutamente nulla nei confronti di Pietro Seggio. Purtroppo è stato messo in carcere ben 2 anni fa per quello che io chiamo innamoramento della tesi, perché è stato dimostrato, questa è un'ipotesi degli avvocati che è diventata tesi e che io condivido al 100%, e purtroppo c'è stato l'innamoramento della tesi, che sin dall'inizio gli inquirenti hanno puntato Pietro Seggio, si sono innamorati di questa intuizione e non hanno avuto la capacità e possibilità di tornare indietro. E ora qual è la prossima tappa d'udienza? La sentenza quando sarà? La sentenza dovrebbe esserci il 22 aprile, perché giustamente la giuria, la Corte d'Assise, vuole prendere tutto il tempo necessario per rivalutare tutte le dichiarazioni che sono emerse nel dibattimento, tutto quello che è all'interno del fascicolo e anche le consulenze presentate dai relatori delle parti. Personalmente alla difesa di Seggio, tramite il sottoscritto e tramite anche altri consulenti tecnici, ha presentato molte consulenze, molte relazioni tecniche. La prima addirittura è quella che ha dimostrato che quando gli investigatori hanno controllato le videocamere che riprendevano una Fiat Panda che loro ritenevano essere di Pietro Seggio, invece abbiamo dimostrato che non è di Pietro Seggio, già ho detto che avevano assegnato a questa macchina la velocità di 89 metri al secondo, però noi abbiamo dimostrato che questa macchina che loro ritengono essere di Seggio
non è quella di seggio, perché tramite degli ingrandimenti particolari che abbiamo fatto abbiamo individuato degli elementi caratterizzanti che non sono quelli della macchina di seggio. Per esempio, la macchina di seggio sul lato posteriore sinistro arriva il tagliando dell'assicurazione, e invece questa macchina che gli inquirenti ritengono essere di seggio non arriva a questo tagliando. Così come la ruota anteriore destra della macchina di seggio arriva il residuale della borchia rotto, mentre la macchina che è stata ripresa dalle videocamere non ha questo residuale di borchia. Già basta questo per dire che la macchina non è assolutamente riferibile a Pietro Seggio, e quindi non è Pietro Seggio che era all'interno di quella macchina per andare a recarsi sulla scena del crimine per uccidere Francesco Manzella. E i vostri auspici quali sono in vista della sentenza? Pensate che un proscioglimento da parte dell'imputato? Noi per questo processo abbiamo dato il massimo, assieme agli avvocati, che ripeto ringrazio per averci concesso la loro fiducia, poi sono stati bravissimi tutti e due dall'inizio alla fine. Noi riteniamo che Pietro Seggio sarà assolto, non soltanto perché è innocente, perché abbiamo portato elementi di prova molto forti, abbiamo confutato l'impianto accusatorio e soprattutto abbiamo visto una giuria, sia quella popolare sia quella dei giudici togati, che sin dall'inizio non hanno perso una virgola del dibattimento e hanno seguito tutto con attenzione e concentrazione. Quindi questo è quello che si può definire un processo perfetto, laddove la giustizia trionferà. L'unico neo è che Pietro Seggio è in carcere da ben 2 anni.